Buonasera a tutti o buongiorno qualsiasi altra parte della giornata sia. Benvenuti o bentornati sul canale. Io sto cercando di riprendere a pieno ritmo le registrazioni sul mio canale YouTube, come potete vedere. Sto cercando di far uscire più video possibile, diciamo per quanto io riesca a girarli. È un pochino difficile, ma sto cercando di riuscirci veramente. E oggi io volevo parlarvi di una cosa molto importante, ovvero come risparmiare soldi con l'arrivo di un bebè. In realtà è sempre importante risparmiare dei soldi, ma con l'arrivo di un bebè ancora di più, anche perché comunque le spese per quanto riguarda le cure in gravidanza, le ecografie e il post-parto non sono veramente differenti, i prezzi sono veramente molto molto alti, la sanità passa veramente poco, poi comunque dipende da regione a regione, ma questo è un capitolo a parte. Come è nata l'idea di questo video? Beh, comunque io in tutto questo tempo che sono stata pure allettata ho cercato di comunque di far lavorare il cervello e ho cercato di partorire, sembra un gioco di parole nel mio caso, nuove idee, perché ho notato anche comunque tante mamme sono un pochino in difficoltà e io nel mio piccolo voglio dare una mano per quanto mi sia possibile, chiaramente. Sono solo 5 punti, ma io credo siano di fondamentale importanza. 5 piccole tips che vi aiuteranno durante il corso, diciamo, della gravidanza, post-gravidanza, ma anche per la vita, perché comunque credo che queste regole possano valere sempre. Allora, non voglio perdere tempo, voglio iniziare subito. Allora, la prima regola: fare la spesa all'Eurospin e in discount vari. Sapete che io amo l'Eurospin, ma questo c'entra ben poco. Quello che voglio dimostrarvi, comunque, il discount non deve essere preso come una cosa di serie B, ma tutt'altro, e ve lo dimostro attraverso i miei video di Eurospin, per esempio, perché è il mio discount preferito. Visto che vado a spendere più spesso lì, ora un po' che non ci vado, vi metto proprio l'ultima spesa qui nelle schede, qui non vabbè. Perché comunque tante volte capita che un discount a una determinata marca si rivende solo lì, ma in realtà produce gli stessi identici prodotti nella stessa identica fabbrica dei prodotti più blasonati, ma in questo caso però comunque, come dire, i prezzi sono inferiori perché non viene pagata pubblicità, non passano, diciamo, di mano in mano. Comunque, per quanto riguarda il cosiddetto prodotto di marca, il processo è più lungo, quindi automaticamente aumenta il prezzo. Quindi per questo motivo discount non vuol dire roba scadente. Assolutamente no. Per esempio, qualcuno mi ha consigliato, ecco, per quanto riguarda i neonati, i pannolini di Loopy Lou, e in passato, se non mi sbaglio, proprio Erika del canale Il Mondo di Erika mi ha detto addirittura che i pannolini di Lidl, del vecchio marchio che veniva rivenduto, adesso mi sfugge il nome, magari me lo faccio dire e ve lo metto qui in sovraimpressione, qualche mamma magari che ha già un bambino un pochino più grande mi può confermare. Erano addirittura migliori, quindi discount non vuol dire roba scarsa. Amazon, le offerte del giorno. Già comunque normalmente con l'e-commerce si riescono a trovare un pochino di offerte in più, ma con a volte le offerte del giorno, ovvero con le offerte lampo, veramente ci sono delle occasioni non indifferenti. Vi porto l'esempio del mio fasciatoio con i prodotti Mustela, ve lo metto nelle schede, che veramente è stato un affare. Chi ha seguito il video ha potuto constatare che ho pagato al 50%, non è poco, un fasciatoio con tutti i prodotti, quindi 19,90 € anziché 42,90 €, quindi anche più del 50%. E comunque, come ho già detto, la somma del prezzo dei prodotti che ho trovato lì dentro supera di gran lunga i 40 € e poi c'è da mettere il costo dello zaino, veramente un affare. Poi, per esempio, ho trovato dei pannolini, ho trovato
I detersivi, una cosa veramente molto molto utile, molto comoda. Io veramente ultimamente ho trovato tipo l'omino bianco, un pacco da 3 flaconi al prezzo di uno solo. Magari se mi ricordo vi riporto i prezzi in sovraimpressione, magari vado a vedere negli ordini. Ma veramente nell'ultimo mese ho trovato tante di quelle occasioni che sono veramente incredibili. Ho risparmiato veramente tantissimo. Numero 3. Box per le future mamme. Io per esempio ho ricevuto quella di Prenatal. Vi metto il video qui che mi ha veramente omaggiato di tantissime cose utili per la nascita del bambino, cose da poter portare in ospedale senza dover riempire la valigia. Oppure, non lo so, alcune volte ci sono delle cose che vengono date proprio in dotazione alle future mamme, magari, non lo so, o su una spesa da qualche parte ti viene dato proprio una box del valore di un tot e veramente ti torna utile perché magari puoi trovare i pannolini, i ciucci, la pasta per il cambio, puoi trovare i prodotti per l'igiene personale del bambino come shampoo, come bagnoschiuma adatti a lui, risparmiando comunque un bel po' di soldini perché comunque io sto constatando, perché comunque è normale che io già mi stia guardando intorno e i prodotti per il bebè non hanno un costo così irrisorio, diciamo che un po' se ne approfittano pure delle future mamme, specialmente con le donne che sono alla prima gravidanza, quindi bisogna stare molto molto attenti. Punto numero 4, lista nascita Amazon. Perché dico questo? Perché tante volte io ancora devo condividere la mia, però la sto preparando. Per quale motivo? Perché comunque spesso e volentieri quando si tratta di una nascita si viene sommersi di regali, per carità graditi, ma tante volte è uno spreco di roba perché vengono regalate delle cose o che non si riescono ad usare, magari esempio, faccio l'esempio di abbigliamento. Spesso e volentieri c'è il brutto vizio di regalare delle cose per un bambino veramente appena nato, e tante volte la taglia 03 per un bambino appena nato neanche va bene, perché poi se il peso è molto più alto rispetto alla norma non si può sapere e non si è riusciti ad usare nulla. E quindi io consiglio di mettere nella lista nascita delle cose che sicuramente verranno sfruttate, come un biberon, come i ciucciotti, come varie marche di pannolini. Allora, ovviamente il mio consiglio è di non mettere delle cose troppo costose, perché alcune, per esempio, ho visto che hanno inserito, per esempio, il seggiolino per l'auto. Qua stiamo parlando di una cosa un po' troppo dispendiosa e chiedere un regalo simile non credo che vada bene, però secondo me pannolini di varie marche, vari generi, perché comunque una mamma deve sperimentare, va benissimo. Biberon, succhietti. Le coppette assorbilatte, quelle veramente non bastano mai per chi dovrà allattare, oppure il tiralatte, perché tante volte, soprattutto per le mamme che lavorano ma non vogliono rinunciare all'allattamento, è utile. Io credo sia un attrezzo molto utile, non posso garantirvi se faccia male oppure no, perché non l'ho mai usato, ma comunque io credo che sia un tool indispensabile per chi allatta, assolutamente. Quindi lista nascita Amazon con prodotti non troppo costosi, ok? Così voi ricevete quel che vi serve e sicuramente verrà sfruttato tutto e farete anche contente le persone che vi hanno regalato queste cose, che si sentono pure pagati, gratificati, perché dicono: ah cavolo, sta usando quel prodotto, sta usando quell'oggetto, gliel'ho regalato io. A me farebbe veramente molto molto piacere. Io personalmente preferirei scegliere un qualcosa da una lista Amazon, sceglierei un qualcosa alla mia portata e farei felice una famiglia comunque. Ultimo punto, ma non per ordine di importanza, Vinted o Wallapop. Mi lego sempre al discorso di prima, perché tante volte si ricevono questi regali, questi, in particolare parlo dell'abbigliamento, che le taglie sono
sbagliate. In questo nel caso sono magari troppo piccole, oppure doppioni dello stesso prodotto che purtroppo o non si ha la possibilità di andare a cambiare, o magari non ti viene data la possibilità di andare a cambiare, perché poi dipende pure con chi hai a che fare. Ma spesso e volentieri su Vinted puoi trovare delle cose nuove con cartellino. Io parlo di prodotti nuovi con cartellino a un prezzo veramente irrisorio. Ovviamente dovete conoscere i prezzi nuovi col cartellino nel negozio, fare il confronto con i prezzi nuovi col cartellino di Vinted, Vinted, Wallapop, comunque tutte queste piattaforme che rivendono prodotti di seconda mano, ma anche no. Allora, dopo essermi impappinata molto, finisco qui il video e spero che veramente vi sia stato utile, vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Non dimenticate di mettere like al video, commentare, iscrivervi al mio canale, attivare la campanella per le notifiche così da non perdere nessun altro video. Aggiungetemi sui social, Instagram, Facebook, DisplayTV e Vinted, andate a vedere il mio armadio, magari vi interessa qualche cosa. E che dire, io vi mando un bacione. Ci vediamo alla prossima, ciao!